Ecco, in questa biblioteca qui del convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, dove si respira non solo una cultura, quella che qualcuno potrebbe intendere la cultura accademica, no, qui si respira quella cultura che poi sa coltivare la vita, sa coltivare la fede, quella cultura che ci apre al mondo, che ci apre agli altri. Quella cultura che ci fa mettere anche in discussione, quella cultura che ci aiuta a capire come vivere la nostra fede e che in un certo senso ci impegna a riflettere sul cammino delle beatitudini che stiamo facendo in questo tempo. Veniamo oggi alla beatitudine della pace. Beati gli operatori di pace, ci ha detto Gesù. Quando è attuale questa beatitudine? È attuale perché molte volte di questa parola ne facciamo un abuso, ci riempiamo tutti la bocca, riempiamo anche le piazze, però molte volte in nome della stessa pace il mondo si divide. Molte volte la pace, il raggiungimento della pace, il ristabilimento della pace diventa un pretesto per diffondere e creare violenza e morti. Molte volte il pretesto della pace diventa la motivazione per incrementare uno dei commerci più floridi nel mondo, cioè gli armamenti. Allora qui dobbiamo veramente pensare che la pace è veramente una beatitudine molto, ma molto fragile. E lo vediamo nella nostra storia, ma anche nella nostra vita relazionale, nelle nostre piccole storie. Quante volte per una piccola parola si creano divisioni, si creano guerre tra amici, nelle famiglie, sui luoghi del lavoro, nella politica. Quante volte per una sola parola saggia si crea e diffonde la pace? Quante volte per dei silenzi complici, dei silenzi vigliacchi, noi creiamo divisioni? Noi creiamo odio e invece quante volte per un silenzio saggio, giusto, noi difendiamo la pace, noi salvaguardiamo la relazione tra le persone. Guardate, la pace vera si costruisce quando si parte dal fondo, quando la vita di ogni uomo è intrisa di pace. Ma noi siamo chiamati a vivere la pace, ma anche a promuovere la pace, quindi a diffonderla, a difenderla, a rimboccarci le maniche per lavorare per la costruzione della pace. Perché la pace non è solo una parola, la pace è un dizionario, è un vocabolario, diceva Don Tonino Bello, ma è anche una responsabilità che ognuno di noi ha. Noi ci vediamo domani, pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao!